Oh, yeah. Thank you.
Oh, yeah. Thank you.
Thank you.
Sai cosa puoi vedere? Thank you.
Buonasera e bentornati ad Attualità Granata. Thank you.
Adesso ne ho 23, devo fare le 24, però ho iniziato a 12 anni e ho iniziato a prendere le cose seriamente a 14 dopo il mio primo europeo.
Io sono il Massimo Torrente. We'll be right back.
Thank you.
soprattutto. Direttamente dal cuore delle Dolomiti, da Oronzo di Cadore, Lazio contro Padova. Super spot e poi tutti in campo. La concezione del gioco del calcio fondata sulla velocità e la propensione offensiva, questo è il sarrismo, termine che addirittura è diventato un neologismo da enciclopedia. Oh, yeah. E con il comandante si completa la prima fase del ritiro estivo bianco-celeste verso una stagione sempre più da protagonista. Da Oronzo di Cadore, Lazio-Padova, viaggio nel cuore del sarrismo. Un saluto da parte di Gabriele Schiavi e Roberto Breda. La Lazio quest'oggi completa il ritiro estivo nel cuore delle Dolomiti, prima di
intraprendere la seconda parte della preparazione estiva in Germania. Lazio che entra in campo in completo bianco celeste. L'avversario è il Padova di Pavanel, che cerca di rilanciarsi dopo una stagione l'anno scorso svanita proprio in extremis, una Serie B che era lì alla portata, e ora quest'anno cerca chiaramente di riproporsi per l'obiettivo di arrivarci alla Serie cadetta. Le formazioni in campo, partendo dalla Lazio con Reina in porta, Lazzari, Luis Felipe, Patrick e Isai in difesa, Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Lavora su questo centrocampo di tanta quantità e qualità l'allenatore toscano, con Felipe Anderson, Caicedo dal primo minuto e Raul Moro a completare il trittico di attaccanti. La formazione invece del Padova di Massimo Pavanel, con Vannucchi in porta, Pelagatti, Valentini, Gasbarro, Kirwan in difesa, con Della Latta lì in mezzo, Ronaldo ex del match, ex anche della Salernitana, con Saber, poi Bifulco, Nicastro e Jelenic. Roberto Breda, che partita ci aspettiamo, ma soprattutto che tipo di progressi hai visto in questa Lazio targata Maurizio Sarri? La partita è un po' particolare, soprattutto non tanto, non solo per i valori, ma anche perché la Lazio in ritiro da 15 giorni e il Padova da 4, e in questo momento una settimana, 10 giorni in più di partite, sono tanti, si sente la differenza. Quindi al di là dei valori, che sono completamente diversi, c'è anche una preparazione che non aiuta di certo il Padova. Sono molto curioso di vedere la Lazio, perché ho visto qualcosa nell'altra partita, si vede subito che c'è una grande voglia di gioco, di mettere in pratica quelle che sono le idee del mister. Da un altro punto di vista però, logico che c'è un cambio radicale rispetto agli ultimi anni, perché si passa da una difesa a tre con dei principi sull'uomo a una linea 4 molto spinta, e quindi ci vorrà sicuramente tempo, però l'atteggiamento del gruppo è sicuramente positivo per quello che si è visto contro la Triestina. E allora si parte con il Padova che tocca il suo primo pallone in completo bianco-rosso. L'arbitro è Dario Duzel di Castelfranco Veneto, con Antonio Monfregola di Gradisca di Sonso, Simone Della Mea di Udine che è il secondo assistente. Abbiamo visto già prendere appunti da parte di Maurizio Sarri, al suo fianco il vice Martuscello. Come detto, si chiude oggi quello che è il ritiro ad Auronzo, ormai diventata la meta preferita dai tifosi della Lazio e non solo dai biancocelesti durante l'estate. 14esimo anno proprio di ritiro estivo qui nel cuore delle Dolomiti, lì dove patron Claudio Lotito vuole formare una sorta di formello 2 sostanzialmente per i biancocelesti. Non può essere diversamente, perché qui il territorio è stupendo, cartolina naturale dalle Dolomiti, ma anche il calore dei tifosi nei confronti dei biancocelesti, che poi avranno qualche giorno di riposo e poi proseguiranno la preparazione andando ad abbracciare anche i nazionali di ritorno dopo le varie spedizioni, soprattutto quella azzurra. Intanto prova a andare Raul Moro, prova a andare in profondità, dentro per Caicedo, buono lo scarico da parte dello spagnolo per l'arrivo di Caicedo a rimorchio. Nell'altra partita con la Triestina era partito il pirata dal primo minuto, Vedat Murici, oggi invece c'è Caicedo lì davanti, il titolare ovviamente Ciro Immobile, però prova anche a valutare soluzioni alternative la Lazio, un po' con due elementi almeno per ruolo. Roberto, sì, l'unico reparto che è rimasto invariato è il centrocampo, e questi sono già dei messaggi che Sarri vuole mandare al gruppo. Crede molto in questo trio, crede molto nella qualità di questi giocatori, forse è uno dei centrocampi più forti della Serie A, e infatti non li cambia. Nelle altre zone ci sono state delle tantissime variazioni, e penso che sia giusto così, perché all'inizio è giusto vedere tutti quanti. Suggerimento in profondità, buon lavoro da parte di Caicedo per Sergei Milinkovic Savic, e la sergente lateralmente per Felipe Anderson. Si ricomincia da capo con Luis Felipe in orizzontale, in una zona dove c'è Patrick che prova ad aprire a sinistra, soldatino Usai per i biancocelesti, fedelissimo di Maurizio Sarri. Giro palla ancora per la Lazio, c'è il movimento ad andare incontro da parte di Felipe Caicedo, l'apertura diretta sulla corsia di destra, ancora Felipe Anderson, Lazzari fino in fondo cerca di eludere l'intervento di Kirwan che spedisce il pallone fuori dal campo. Già progressione da parte di Lazzari, uno di quei giocatori che deve adattarsi anche se vogliamo a nuovo modulo, insomma difesa 4, lui che invece era uno stantuffo nei 5 quando c'era chiaramente Simone Inzaghi sulla panchina dei biancocelesti. Sì, è uno di quelli che forse è più penalizzato dal cambio di modulo, perché ha fatto dei campionati eccezionali usando il quinto. Intanto il tiro dalla bandierina dalla destra per la Lazio, occhio ai saltatori, la batteria che si propone anche e soprattutto con l'inserimento di Milinkovic che fa due passi indietro, resta chiaramente lì in zona d'attacco Felipe Anderson, il pallone morbido dentro l'area di rigore, stacca e mette via la difesa del Padova, poi il pallone che arriva dalle parti di Lazzari, lo smista a destra per il mago Luis Alberto,
va centralmente a pescare, poi Patrick favorisce l'avanzata a sinistra di Usai, deve fare un passo indietro andando con l'esterno su Raul Moro, si torna ancora sull'ex Napoli, giro palla sempre per la Lazio, 3 sul cronometro, in mezzo Luis Felipe dentro a cercare Lucas Leiva, poi arriva ancora una volta Luis Alberto, grande centrocampo, sostanza, qualità, muscoli e tanto tanto estro per la Lazio con il trittico Lucas Leiva, Luis Alberto, Milinkovic, Savic. Attenzione intanto alla possibilità per Raul Moro, pallone che viene trascinato fuori dal campo, ne approfittiamo per andare lì veramente a un metro da Maurizio Sarri con Luca Cilli. Ciao Luca, ben trovato. Ciao Gabriele, ben ritrovato anche a te. Subito in piedi Maurizio Sarri a dare indicazioni ai suoi ragazzi, in maniera particolare chiede velocità nel giro palla e di essere più corti in mezzo al campo. Sì, queste un po' le indicazioni, prima abbiamo parlato un po' del sarrismo, di quello che vuole appunto lo stesso Maurizio Sarri. Tra l'altro ieri c'è stata una frase di Sarri nei confronti di Usai, se non sbaglio, se non metti il pallone a terra praticamente e continua ad alzarlo così ti do rigore contro, proprio perché insomma vuole quel tipo di circolazione, ma soprattutto vuole determinate coordinate e garanzie da parte dei suoi giocatori. Insomma è questo Sarri, lo era ai tempi di Napoli, lo era ai tempi di Chelsea, Juventus, lo è ancora di più oggi che guida la Lazio. Sì, Usai dovrebbe essere anche l'unico a per queste cose, sì, praticamente sì. È quello che lo conosce meglio, no? Sì, sì. Occhio intanto alla possibilità per il Padova che si fa vedere sulla corsia di destra, progressione per la squadra bianco-rossa, il pallone leggermente masticato, una buona chance per il Padova che aveva provato praticamente con Jelenic al traversone dentro, poi doppio movimento di Bifulco e di Nicastro, c'è deviazione e quindi possibilità in zona d'attacco per la squadra allenata da Povanel, inquadrato Pipi Reina, il portiere della Lazio. Abbiamo seguito Stracoscia nel match precedente con la Triestina, ora invece l'altro ex giocatore del Napoli che prende posto proprio lì tra i pali, c'è Ronaldo, fascia di capitano sul braccio, è transitato lui che forse è l'elemento più forte del Padova anche dalla Lazio, seppur provvisoriamente, poi anche nella Salernitana, il pallone che può arrivare centrale, il cross di Jelenic resta lì, poi al limite dell'area provano a saltare in due, l'arbitro però vede che qualcosa non va, prova a lavorare soprattutto sulle corsie esterne d'attacco il Padova. È ovvio che oggi i fari sono puntati anche sulla formazione biancorossa, che l'anno scorso ha sfiorato soprattutto in extremis la promozione in Serie B, quindi occhi a movimenti da parte degli attaccanti del Padova. Ne approfitto per tornare ancora a bordo campo da Luca Cilli, altre indicazioni che arrivano da Maurizio Sarri. Luca, soprattutto le indicazioni le sta segnando Sarri sul suo taccuino, già abbastanza pieno dopo i primi minuti di gioco. Ci sono alcune cose che non vanno bene secondo l'allenatore della Lazio, non c'è la giusta distanza in questo momento in campo, chiede alla squadra di essere più corta, c'è qualcosa che non gli piace in questo scorcio iniziale. Occhio intanto alla possibilità per il Padova dentro l'area di rigore, grande taglio da parte di Ronaldo a cercare Bifulco, lì un po' scoperta la Lazio, ha dovuto fare due passi indietro almeno Lazzari per chiudere. Cambi di campo molto interessanti da una parte e dall'altra, da parte del Padova, ovviamente quando hai uno giocatore con il piede molto educato come Ronaldo tutto ti riesce più facile. Sì, la distanza che non piace in questo momento a Sarri credo sia quella tra la difesa e il resto della squadra, perché lui chiede una pressione totale a tutti i giocatori, a tutti gli 11, e quando pressano bene davanti tu puoi accorciare bene anche con i quattro difensori. Il problema è che quando poi dopo il blocco dei sei viene saltato devono essere bravi i difensori ad accorciare in avanti, e invece proprio perché non sono abituati a questo tipo di calcio ancora non hanno questa sicurezza, bisogna che pensino un pochino meno e vadano più velocemente. Anche questa situazione, Lazzari è stato messo in mezzo, doveva fare una scelta tra due giocatori e ha dato modo all'attaccante di girarsi. Sono cose che vanno affrontate durante gli allenamenti, ma ci vuole un pochino di tempo. All'indietro Patrick si rifugia sul suo portiere Pepe Reina, si appoggia nuovamente per il centrale difensivo, vuole il pallone Lucas Leiva, il pallone che viene gestito però orizzontalmente in un settore dove prova a salire ancora una volta Luis Felipe, apertura tutta a sinistra per Usai, si propone Raul Moro, in piedi anche Massimo Pavanel, l'allenatore del Padova con dei trascorsi con la Feralpi Salò, la Triestina. Lui che ha fatto molto bene con le giovanili del Verona con la primavera, in particolar modo dove lanciò un certo Kumbulla che poi arrivò a fare benissimo in prima squadra e soprattutto con la maglia della Roma in questo momento. L'apertura intanto sulla sinistra, Usai, brutto pallone gestito dall'albanese mentre riparte ancora il Padova, pallone gestito in profondità, la chiusura provvisoria di Milinkovic, Kirwan all'indietro, Ronaldo, pallone di ritorno ancora per il capitano, autentico faro del gioco del Padova,
si ricomincia da capo con Valentini che sposta l'azione a destra. Pelagatti va in profondità, c'è il movimento da parte di Saber che può ricominciare da capo, ancora dentro, poi Luis Alberto lascia scorrere, l'arbitro però vede il fallo proprio di Luis Alberto lì in mezzo. Quanto è importante, Roberto, anche il recupero mentale, fisico e anche di progetto di un giocatore come Luis Alberto per la Lazio? Quando prima ho detto che è uno dei centrocampi più forti d'Italia è proprio perché c'è anche lui, il fatto appunto che metta sempre questi tre in queste partite è proprio perché vuol dargli importanza, vuole fargli sentire proprio al centro di tutto il progetto. È una partita diversa rispetto a quella contro la Triestina, un po' perché sono cambiati degli interpreti, un po' anche perché il Padova si è messo in maniera diversa, ha girato il centrocampo, ha messo un uomo su Lucas Leiva, mentre con la Triestina era più libero, e questo fa sì che la manovra della Lazio sia un pochino più macchinosa. Le squadre di Sarri iniziano sempre l'azione con il triangolo composto dai due difensori centrali e mediano basso, come adesso, devi liberare uno dei tre per poi creare una superiorità in una zona del campo e magari innescare la catena. Sono meccanismi che richiedono tempo, però che fanno la differenza nella qualità del gioco. Felipe Anderson nella cross in mezzo, Raul Moro prova a controllare il pallone, una buona palla messa in campo, messa in mezzo all'area di rigore da parte di Felipe Anderson per cercare il taglio di Raul Moro con l'ex cantera del Barça, che però non riesce a controllare le corsie d'attacco. Gli esterni d'attacco della Lazio sono decisivi anche nel gioco di Maurizio Sarri, tant'è che proprio lì si lavora anche dal punto di vista del mercato. Lucas Leiva all'indietro dalle parti di Luis Felipe, poi centralmente Patrick, c'è il movimento davanti a lui di Luis Alberto, si arriva da Lucas Leiva, ancora per Luis Felipe in orizzontale, Patrick, ora Luis Alberto. Caicedo prova a muoversi davanti, non viene servito dai compagni di squadra che cercano il fraseggio stretto, cercando un pertugio, lo trovano a destra dove è pronto ancora Felipe Anderson, innesca Lazzari che può andare all'uno contro uno, Lazzari fino in fondo, il cross in mezzo deviato, Raul Moro poi cerca in qualche modo di trovare l'equilibrio, prova ad arpionare un pallone non semplice, prova a fare il massimo sostanzialmente da quella zona del campo, però occhio a destra perché viaggia Lazzari, ma grande palla che gli ha concesso proprio Felipe Anderson, Roberto. Ma Lazzari, abbiamo detto prima che deve adattarsi a un ruolo nuovo, però è anche vero che ha una velocità che è devastante, quindi se riesce a trovare i giusti meccanismi può essere veramente un'arma in più. Occhio tanto a Raul Moro, sempre pronto lì, tra l'altro grande fiducia gli sta dando Maurizio Sarri al ragazzo che abbiamo seguito nel campionato primavera, giocatore che quando era in forma era un giocatore praticamente da un gol a partita. Sulla destra intanto si propone ancora Jelenic, va dentro l'area di rigore, possibilità per il Padova e trova terreno fertile, soprattutto lì in avanti con Jelenic da una parte, Bifulco sull'altro versante, tutto facile per Pepe Reina, può ricominciare Luis Alberto, manda al bar l'avversario, poi non riesce a superare il secondo, break ancora del Padova, lì in mezzo con Saber, si guarda attorno, ricomincia da capo, Ronaldo a destra nuovamente per Pelagatti, si torna centralmente, Ronaldo smista, poi capisce tutto Luis Alberto, break di Raul Moro, prova a partire intanto e fa sportellate con tutti, con grande sacrificio fa salire la squadra Felipe Caicedo, grande taglio per Raul Moro, occhio perché è la sua posizione, può andare all'uno contro uno, Raul Moro punta l'area di rigore, punta anche l'avversario, può sterzare, lo manda via, ancora Raul Moro, scarico all'indietro, può arrivare Lucas Leiva in orizzontale, Sergei Milinkovic Savic, poi Luis Alberto direttamente in porta, tentativo di Felipe Anderson, doppio tentativo, rimpallato, si alza un muro bianco-rosso lì in difesa, Kirwan si guarda attorno, attaccato da Sergei Milinkovic Savic, Kirwan in mezzo, c'è fallo però commesso, o forse c'è rimessa laterale probabilmente perché il pallone aveva oltrepassato la linea bianca, infatti è così, ci sarà possibilità, questo inquadrato è Raul Moro, terzo acquisto più costoso 2 anni fa da parte della Lazio, circa 7 milioni per strapparlo alla cantera del Barcellona, c'erano tante squadre su questo, di lui. Questo è un segno per uno schema. Rimessa laterale intanto. Non venuto bene, però no. Sarri lavora molto sulle rimesse laterali e quando già la posizione di chi batte, della palla di chi batte è un segnale per i compagni. Felipe Anderson, Lucas Leiva fa girare la Lazio, si ferma con intelligenza dentro a cercare ancora Luis Alberto, pallone di ritorno che schizza sul manto viscido qui di Auronzo Di Cadore, finisce direttamente fuori dal campo, 13 sul cronometro, altro giro lì a bordo campo con Luca Cilli. Luca, iniziamo a giocare in maniera
gara diversa, e questo sostanzialmente è quello che chiede Maurizio Sarri alla sua Lazio, e soprattutto indicazione ai due difensori centrali, Luiz Felipe e Patrick: non abbiate paura di impostare l'azione, di iniziare l'azione. Quello che dicevo prima, i due difensori centrali e il mediano basso sui tre registi della squadra. Attenzione alla possibilità ancora per il Padova, sempre con la partenza di Jelenic, che sicuramente è quello più pericoloso per la squadra di Pavanel. Lucas Leiva dalle parti di Milinkovic, arriva come un treno Lazzari, può andare fino in fondo, l'ex giocatore della Spal si porta avanti il pallone, prova a bruciare l'avversario Kirwan, però riesce ad anticiparlo. Ha detto ieri Pavanel: giocherà a sinistra lì Kirwan, che tra l'altro è anche figlio d'arte. Sì, di un altro sport. Di un altro sport, però suo papà, John Kirwan, chiaramente non ha bisogno di presentazioni. Pallone centrale, tocca all'indietro intanto. Diciamo che lo sport è nel suo DNA, sì, seppur con discipline differenti. Ha fatto bene anche in Serie B l'anno scorso. Sì, sì, è vero. Pallone gestito ancora a destra dalle parti di Pelagatti. In verticale, capisce tutto Patrick. Break per la Lazio. Luis Alberto dentro Caicedo. Gara in questo momento di grande sacrificio al servizio dei compagni da parte di Caicedo. Intanto se ne va Felipe Anderson con il numero, guarda l'orizzonte, mette dentro per Raul Moro. Ha fatto tutto bene Felipe Anderson tranne il suggerimento, troppo all'indietro per Raul Moro, fuori dalla portata del 27 quel pallone. Riparte in mezzo della latta, possibilità per Ronaldo che avanza qualche metro con l'esterno, lavora a destra dove è pronto il solito Jelenic, poi si ferma, Bifulco è lì anche con Nicastro, si torna centralmente con Ronaldo, non ci sono però compagni di squadra, è costretto ad aprire ancora sulla corsia di destra, poi ricomincia da capo, non spreca il pallone il Padova dalle parti di Saber che cerca una soluzione a destra, Ronaldo può andare al cross, il pallone tenero in mezzo anticipato Nicastro, poi in scivolata va dentro della latta a cercare Bifulco, l'arbitro vede un fallo e allora ci sarà calcio di punizione. Quarto d'ora di gioco che se n'è andato, 0-0 qui ad Auronzo di Cadore nel cuore delle Dolomiti, con la cornice ovviamente naturale che si arriva da qui, una cartolina fantastica con le tre cime di Lavaredo che chiaramente fanno da cornice a quello che è stato il ritiro della Lazio, visto che si sta per esaurire proprio nella giornata di oggi quest'estate dolomitica proprio per i biancocelesti, la 14ª di fila. Pallone dentro, Lazzari questa volta supera Kirwan, Lazzari fino in fondo, Lazzari scarico e poi arriva il tentativo di Luis Alberto murato sul più bello, azione corale da parte della Lazio, tentativo di Luis Alberto che viene chiuso proprio lì sulla linea di porta, la chance più importante creata dai biancocelesti dopo l'iniziativa ancora sulla corsia di destra, ora gioca molto bene sull'asse Felipe Anderson, Lazzari a destra alla Lazio. Sì, con Savic che dà i tempi di gioco ed è bravissimo a mandarli dentro. Intanto Isai cerca di andare in percussione, Isai scarico dalle parti di Raul Moro, ancora Isai ci torna centralmente per Luis Alberto, Milinkovic, Scavino a cercare uno tra Caicedo e Luis Alberto, non è finita, Lucas Leiva, Lazzari aspetta dei rinforzi, poi tra le linee Milinkovic di giustezza con l'esterno, dai e vai con Caicedo, va solo Caicedo dentro per Milinkovic, azione un po' confusa sul più bello per la Lazio, però occhio agli inserimenti delle mezzali che diventano devastanti, Milinkovic e Luis Alberto. La Lazio nelle corde ha tantissimi gol perché ha centrocampisti che possono presentarsi sia in area sia anche col tiro da fuori, ha un sacco di alternative con un allenatore poi che sicuramente ha il tipo di gioco che può esaltarle al massimo. Si vede che si stanno cercando ancora, insomma c'è tanto da fare, però c'è voglia da parte dei ragazzi di mettersi a disposizione. Bene comunque anche il Padova con Ronaldo che sta dando molto bene i tempi, è un ragazzo che è stato molto sfortunato in carriera perché ha avuto un sacco di infortuni, sì. Però come atteggiamento è un atteggiamento di una squadra che ha personalità, che vuole, che non vuole subire la Lazio. Intanto Felipe Anderson, c'è lo spazio per il cross, si ferma all'indietro per Milinkovic, il cross che arriva, Caicedo già si era coordinato, cercava come un serpente lì davanti il movimento Felipe Caicedo, pallone che non arriva però al numero 20, può uscire della latta attaccato proprio da Caicedo. Quello che ancora manca e che sicuramente cercherà Sarri è il pressing offensivo in avanti, si muovono ancora uno alla volta, lui invece vuole che la sua squadra si muova come un blocco, quando parte uno tutti gli altri vanno già negli appoggi e questo ancora non c'è, c'è la parte della squadra, l'idea, perché chi è vicino parte sempre, manca il movimento dei giocatori che gli sono vicini. 18 sul cronometro, 0-0 tra Lazio e Padova.
prova a spingere a destra la squadra biancorossa, pallone che poi viene trascinato fuori dal campo. Ne approfitto per tornare proprio lì a un metro dal comandante con Luca Cilli. Luca, perché Sarri continua a parlare molto con i suoi ragazzi, chiede più pressione, chiede capacità di recupero sulle palle perse degli avversari e soprattutto ai due esterni offensivi di giocare più larghi, molto larghi. Si stringono troppo in mezzo al campo e così non va bene. In maniera particolare Raul Moro. Tanto tocco dentro di Ronaldo, tutto in verticale, il gioco da parte del Padova, giro palla per Bifulco, scarico all'indietro della Latta, zona tiro della Latta, c'è deviazione e c'è gol, il vantaggio del Padova, ingannato Pepe Reina dalla deviazione sul fendente, dritto per dritto di della Latta, vantaggio biancorosso. Rivediamo qui, tutto in verticale, innescato ancora una volta, manco a dirlo, da parte di Ronaldo, poi arriva Bifulco che scarica all'indietro, della Latta controlla, va alla conclusione, e sì, c'è stata una deviazione lì centrale che sì, praticamente ha tratto in inganno proprio Pepe Reina. Rivediamo ancora l'azione corale da parte del Padova. Padova che, devo dire, sta giocando un buonissimo primo tempo. Scarico di Bifulco, conclusione in porta, c'è deviazione, lì il piede che va praticamente a tradire Pepe Reina, gol di della Latta, 1-0 Padova. Quello che ancora appunto sono ancora più indietro è proprio queste distanze, questa capacità di accorciare sull'avversario e di non fargli giocare. È una delle caratteristiche delle squadre di Maurizio, e quindi è solo una questione di lavorarci, però è logico che all'inizio, soprattutto appunto come quando si è abituato a un tipo di calcio diverso come quello di Inzaghi. Ho chiesto la reazione subito, Roberto, da parte della Lazio con Luis Alberto. Suggerimento in verticale per Raul Moro. Abbiamo visto prima proprio il tentativo di della Latta, però devo dire c'è stato quel piede di Luis Felipe che di fatto ha tradito Pepe Reina, gol che affidiamo e assegniamo a della Latta, anche se poi la deviazione ha tratto in inganno il portiere dei biancocelesti. Vado da Luca Cilli con le reazioni da parte di Maurizio Sarri dopo il vantaggio del Padova. Luca, l'ha presa molto male Sarri, perché è stato molto chiaro con i suoi ragazzi, li stiamo guardando, non si può difendere così, stiamo facendo male, iniziamo a giocare perché così non va bene. È stato molto duro e continua ad essere molto duro Sarri, che si sta sbracciando in panchina, anche un pugno alla panchina, perché è abbastanza nervoso. Non gli piace per nulla la Lazio, come sta difendendo e come sta attaccando. Sì, la frase "non si può difendere così, li stiamo guardando" è abbastanza sintomatica, no? Di alcuni meccanismi che devono essere revisionati. Ovviamente il calcio d'estate serve anche a quello, nonostante l'avversario di categoria inferiore, però poi alcune cose si notano magari anche in sfide come queste, Roberto. Servono proprio a questo tipo di partite, perché intanto ti insegno che se sbagli l'approccio fai fatica con chiunque, ed è importante, perché poi dopo, durante il campionato, devi affrontare tutte le partite nella stessa maniera. E poi perché appunto vengono fuori i difetti, e magari l'altra volta con la Triestina è andato tutto bene, dove sei andato in gol dopo due minuti, oggi sei un po' stanco magari del lavoro fatto e le cose non ti vengono come vorresti. Tra l'altro bisogna aggiungere anche una cosa, perché poi vanno dati anche i meriti al Padova, che sta giocando, comunque ha giocato fino a questo momento 21 minuti di grandissima intensità e continua ancora ad attaccare dentro Reina, cioè è la prima uscita ufficiale del Padova. Però poi bisogna dare meriti anche a una squadra che di base, secondo me, questa è una delle principali candidate per fare, allora, il salto. Al Padova l'anno scorso è successo qualcosa di incredibile, perché ha vinto il campionato e non è andato su per differenza reti, è andato in finale playoff e ha perso la finale. Credo che nella storia del calcio non sia mai successa una cosa del genere, ha dei valori importanti e meritava sicuramente di essere in Serie B. Intanto Usai centralmente per Caicedo, non riesce a controllare il pallone, vedo intanto furibondo Maurizio Sarri in panchina. Luca, devo tornare da te. Stiamo camminando in mezzo al campo, credo che non ci sia molto altro da aggiungere, e sottolinea Sarri la prestazione negativa della Lazio anche dal punto di vista della corsa, dell'intensità, si aspetta molto di più, non è affatto soddisfatto, ma per nulla, ne sta parlando con i suoi assistenti. Credo che ovviamente ci saranno diversi cambi, ma soprattutto ci sarà una bella stribiata nel corso dell'intervallo. Kirwan l'indietro per della Latta, l'ex Piacenza che fino a questo momento è decisivo. Ronaldo, zona tiro, Ronaldo! Che botta di Ronaldo! È un Padova che c'è, che giocatore comunque Ronaldo. No, è un giocatore che appunto doveva fare una carriera diversa. Sì, minimo da Serie B, eccolo qui il capitano, cioè sì, c'è poco da dire. Non so se è stato anche all'Empoli con Sarri, non ricordo. Perché, probabile.
la più grande difficoltà, perché poi credo che sia solo una questione di tempo, di Sarri della Lazio, è cambiare gli automatismi, perché prima erano tutti quanti predisposti per un tipo di disposizione in campo e anche su principi diversi, e adesso bisogna completamente cambiarli e automatizzarne di altri. Intanto la possibilità ancora per lo stesso Ronaldo, il migliore in campo fino a questo momento in assoluto, soprattutto per il Padova, pallone gestito da Della Latta. Al largo deve indietreggiare Luis Felipe, poi si ricomincia da capo con Kirwan, fa girare il pallone ancora per Ronaldo, dentro a pescare Bifulco, punta l'area di rigore, ha scoperta la Lazio, Kirwan il cross, Lazzari deve tornare indietro, Felipe Anderson anche a dargli una mano e poi allontana in qualche modo, quantomeno riesce ad uscire la squadra biancoceleste con Luis Felipe, non spreca il pallone, Lucas Leiva a destra per Felipe Anderson, tornato alla Lazio dopo i passaggi con West Ham e Porto, Lucas Leiva, l'apertura a sinistra, c'è un po' di spazio per Patrick, largo Usai, davanti a lui Raul Moro, ancora più davanti c'è l'inserimento di Luis Alberto, Lucas Leiva si guarda attorno, cerca di costruire la Lazio, largo per Raul Moro, punta in zona Pelagatti, Raul Moro cerca di disorientarlo, due su di lui e poi è un pallone verso la sovrapposizione di Usai, ma onestamente era un pallone impossibile per lui. In questo momento c'è un po' di confusione, non riescono a fare le cose semplici, sia in fase difensiva sia in fase di possesso, e questo li blocca ancora di più. Anche su questa azione di solito le squadre di Maurizio sono più brave proprio a non far uscire la squadra, invece partono tutti con mezzo secondo di ritardo, e questo dà modo al Padova, che sta giocando bene, che ha personalità, di uscire tranquillamente quasi sempre con la palla. Intanto Vannucchi va in orizzontale su Gasbarro, Ronaldo, Gasbarro deve attaccare in quel modo la Lazio, l'altra volta aveva giocato contro la Triestina Murici come terminale d'attacco, oggi c'è Caicedo in attesa di rivedere Ciro Immobile, ovviamente dopo la spedizione vincente azzurra, lui e Acerbi ovviamente si aggregheranno nella parte tedesca del ritiro estivo a Marienfeld per i biancocelesti. Felipe Anderson va da solo, Felipe Anderson porta spasso mezza difesa del Padova, si ferma, scarica poi un pallone troppo tenero, ancora Felipe Anderson, Lazzari, Lucas Leiva, Milinkovic, ragiona la Lazio, va in orizzontale, Luis Alberto cerca lo spazio per la conclusione, non c'è, l'ora va a largo, Usai arriva lì puntuale, si torna su Luis Alberto, fa densità in mezzo il Padova, c'è traffico, Lucas Leiva, ancora il Padova che allontana, sta giocando veramente una grande partita in questa prima mezz'ora la squadra di Massimo Pavanel, Lazzari all'arco per Felipe Anderson, torna centralmente Milinkovic, fitta ragnatela di passaggi, bianco celeste, Lucas Leiva, Lazzari, Felipe Anderson, Lucas Leiva, ancora lui, taglia cuce lì in mediana, Lazzari nuovamente per Lucas Leiva, Luis Alberto cercava subito l'imbucata cercando anche di velocizzare il gioco, pallone allontanato, lo tiene in campo però Luis Felipe, Lucas Leiva, Luis Felipe passa da Patrick, si apre Usai, va a dare sostegno lì in mezzo Luis Alberto, torna all'indietro, poi il lancio proprio per l'ex Napoli fino in fondo, controlla con il petto, uno sguardo al centro dell'area, non c'è nessuno, un po' difficoltoso il controllo, torna da Luis Alberto, occhio perché può inventare il mago, dentro a pescare ancora una volta Raul Moro, non felicissimo nel primo controllo, quello decisivo, allora può uscire in qualche modo Pelagatti, rilancia in profondità, così così il Padova in uscita, Milinkovic mette ordine, Lucas Leiva gli dà una mano, si torna ancora sul sergente che può andare sull'auto di destra, Felipe Anderson va direttamente in porta, Felipe Anderson, pallone centrale in due tempi, lì praticamente in una pozzanghera riesce a tenerlo Vannucchi, lampo per Felipe Anderson. Quando c'è poco spazio e tanta densità da parte della squadra avversaria, tu devi essere bravo a muovere più velocemente la palla, arrivare magari sugli esterni, come aveva detto prima appunto Luca, che aveva sentito Sarri, che per creare delle superiorità, invece stanno con le punte esterne strette e muovendo la palla però senza un vero fine, e poi diventa dura. Altro suggerimento, ancora in verticale, deve indietreggiare Lazzari dalle parti dove c'è Bifulco, pallone centrale, il solito Ronaldo con il piede mette dentro l'area di rigore praticamente Jelenic, va all'uno contro uno, Usai lo tiene lì Jelenic, scarico Della Latta, in due tempi esce la Lazio, Milinkovic, uno spazio molto ristretto, Luis Alberto può partire, occhio perché viene attaccato in modo falloso, qualche scintilla, protesta
un'occhiataccia di Luis Alberto nei confronti di Saber Radek. Intanto torniamo ancora lì a bordo campo vicino a Maurizio Sarri con Luca Cilli. Luca, una delle cose da migliorare secondo Sarri da parte della Lazio sono le uscite, perché sono troppo lente, troppo prevedibili, c'è qualche difetto in fase di impostazione. Pallone dentro intanto Lazzari, ma c'è la posizione di fuorigioco da parte di Lazzari, sta facendo tutta la fascia in difesa e anche in attacco, lo vediamo l'ex spalla. Torna da te, Luca, per completare l'intervento. Sostanzialmente chiede più ordine, più precisione nei passaggi nel momento in cui si esce da dietro e soprattutto prima ha chiesto a Caicedo più movimento, di farsi vedere, di smarcarsi. Non sta facendo una gara sufficiente, secondo Sarri, il suo attaccante, glielo ha detto anche a Bruttomuso poco fa. Eh sì, è ovvio che magari partite del genere servono anche a giocatori come Murici, come lo stesso Caicedo, per ritagliarsi il ruolo, far vedere anche di che pasta sono fatti a Sarri, che ovviamente trova in Ciro Immobile l'attaccante di riferimento. Nel frattempo intanto c'è Felipe Anderson, ennesima scorribanda di Felipe Anderson, si ferma, poi perde un po' il pallone dentro per Sergei Milinkovic Savic, che va al cross sul corpo di un avversario e ci sarà tiro dalla bandierina. Intanto questo è il pubblico presente quest'oggi nonostante la brutta giornata a livello meteorologico rispetto invece a quella che abbiamo seguito con la Triestina, però il pubblico biancoceleste di tifosi che hanno praticamente assiepato in questi giorni e hanno riempito tutti gli hotel di Auronzo di Cadore, si fa sentire proprio il calore dei tifosi della Lazio. Occhio intanto alla possibilità dalla bandierina, c'è Raul Moro che può andare col sinistro, due soluzioni, occhi saltatori. Da quella zona fece gol Radu nella sfida giocata con la Triestina, il pallone morbido in mezzo, si difende bene il Padova che poi può uscire in qualche modo con Jelenic a largo. Saber dalle parti di Bifulco che ricomincia da capo, Saber Kirwan direttamente per Vannucchi che deve liberarsi di quel pallone, c'è un po' di fango davanti alla porta proprio di Vannucchi, quindi è un po' difficoltoso controllare proprio il pallone in quella porzione ridotta di campo. Ronaldo fa girare ancora una volta il Padova, tocco all'indietro, 30 sul cronometro, Lazio 0 Padova 1. Fanno fatica a prendere Ronaldo perché sono due moduli speculari, però i mediani sono liberi, mentre il Padova gira il triangolo e va a prendere molto bene Lucas Leiva, la Lazio non riesce a farlo, questo fa sì che Ronaldo sia sempre libero e fa quello che gli viene meglio, cioè è bravissimo a dare i tempi di gioco, a cambiare fronte da destra e sinistra e... Ancora un po' di nervosismo, questo intanto sì. È una sorta di prosecuzione dell'episodio precedente, no? Quando c'era stato praticamente il fallo di Saber su Luis Alberto e a distanza di qualche minuto ora Luis Alberto su Saber, un po' di nervosismo tra i due, vedo un cartellino in mano per l'arbitro che va a ammonire giocatore della Lazio. Se fosse stata una partita di campionato era rosso, perché adesso vista dall'esterno l'idea è che giochi con un giocatore di categoria inferiore non ti può far farlo, invece non funziona così. No, qui ha rischiato, sì, è vero, ha rischiato veramente tanto. Non va bene. Non va bene, no, ha rischiato tanto, questo secondo me era lo strascico dell'episodio precedente. Sì, ma sono falli di gioco che ci stanno, quindi c'è l'arbitro, fischia e dovresti andare avanti senza fare queste cose. C'è intanto calcio di punizione per la Lazio. Sistema il pallone, lo stesso Luis Alberto quando abbiamo superato la mezz'ora di gioco. Occhio ai saltatori lì in mezzo, c'è Luis Alberto che ovviamente è pronto ad azionare il telecomando su palla inattiva. Milinkovic, Caicedo, Luis Felipe, c'è anche Patrick e Felipe Anderson. Pallone in mezzo, arriva lì, poi lo controlla con l'intervento dell'arbitro. C'è stato un fallo commesso sul portiere Vannucchi che resta dolorante a terra, ci aveva provato la Lazio anche con... la possibilità al limite dell'area, eccolo qui, di Milinkovic, ma il gioco già era stato fermo, quindi tutto vanificato. Ne approfittiamo per fare un po' ordine a bordo campo con le indicazioni che arrivano dopo 32 minuti di gioco da Maurizio Sarri per la Lazio. Luca, torno da te. Pensiamo a giocare, parliamo poco in mezzo al campo, dobbiamo pensare a giocare possibilmente meglio, e questo è quello che chiede Maurizio Sarri alla sua squadra. Dalla parte opposta Pavanelli invece è soddisfatto di come sta giocando il Padova, bene così ragazzi, siamo messi bene in campo, contento ovviamente l'allenatore del Padova, meno Maurizio Sarri. Anche prima quando si è acceso quel capannello è stato duro, ragazzi, non dobbiamo parlare, dobbiamo pensare solamente a giocare a calcio. Questo è stato i tifosi nella carrellata presente proprio qui ad Auronzo di Cadore. Notate che oggi la giornata è abbastanza freddina, lo si vede anche dall'abbigliamento dei tifosi che però
hanno voluto far sentire il proprio calore nei confronti della squadra biancoceleste. Oggi è l'ultima uscita proprio qui ad Auronzo di Cadore, una Lazio che però deve un po' migliorarsi in questo tipo di sfida rispetto a quello che abbiamo visto nel primo tempo, soprattutto con la Triestina che ha ben impressionato, e quest'oggi però forse sta trovando qualche difficoltà, tant'è che l'essere contrariato da parte di Maurizio Sarri è un po' un segnale, Roberto. Credo che insomma, è normale essere contrariati, ma fa parte del lavoro e anche del momento della stagione. Lui fa sempre un pochino fatica quando arriva in un club. Penso al Napoli, nei primi mesi e mezzo, due, ha fatto una fatica enorme. Poi è scattato qualcosa, da là è diventata una macchina. Qua è uguale. Ha un gruppo di lavoro fantastico, secondo me, soprattutto da metà campo in su, e credo che farà un campionato importante. È logico che ci vuole tempo e soprattutto devi cancellare le vecchie abitudini, non perché fossero sbagliate, ma perché erano completamente, cioè, basate su dei principi diversi, e metterle nuove. Quello che manca alla squadra di Lazio, alla Lazio, sono soprattutto i tempi di aggressione, perché la sua forza è riuscire ad andare a prenderli alti. La linea difensiva lavora bene quando gli avversari giocano sempre con una pressione addosso. Questa ancora non c'è e fa sì che la difesa sia spesso scoperta, però è una questione appunto di tempo. Altro rilancio lungo quando sono 34, quasi 35 minuti sul cronometro. In questo primo tempo Lazio 0, Padova 1, il gol di Della Latta per la squadra biancorossa. Luis Felipe supera la linea mediana, poi deve tornare indietro Patrick, Lucas Leiva, occhio perché è un pallone un po' pericoloso, fanno pressione i giocatori del Padova, si torna ancora centralmente da Patrick, si sgancia, si stacca dai blocchi Luis Alberto, Luis Felipe, largo c'è Felipe Anderson, brutto pallone di Luis Felipe che poi rimedia in un secondo tempo Lazzari, Lucas Leiva nuovamente per Luis Felipe, di prima intenzione sbaglia anche qui Luis Alberto, poi ci torna il 10, lo perde sul controllo di Ronaldo, avanza ancora Ronaldo, per lui è stato un ritorno al Padova dopo diversi anni in giro un po' per l'Italia, tra le altre maglie quella dell'Empoli, quella del Novara, proprio per Ronaldo, pallone in orizzontale gestito ancora centralmente da Bifulco, punta l'area Bifulco, sterza, se ne va in mezzo a due, vince anche un rimpallo e poi esce la Lazio un po' in difficoltà ma efficace comunque l'uscita dei biancocelesti. Luis Alberto si guarda attorno, aspetta rinforzi, poi un pallone sparato in avanti a Casaccio, non benissimo Sarri, è una belva in panchina. Vado da te Luca. Sì, assolutamente insoddisfatto poco fa a Luis Alberto, in maniera testuale: Luis, di agli altri di mantenere le posizioni perché stiamo facendo un casino incredibile. Poco fa invece altro richiamo a Raul Moro, si sta stringendo troppo, perché non giochi largo? Te lo sto chiedendo dall'inizio della partita, più ti chiedo di stare largo e più ti stringi. C'è molta confusione e non sta piacendo per nulla l'atteggiamento di alcuni, in maniera particolare di alcuni singoli, a Maurizio Sarri. Lucas Leiva si guarda attorno e deve cambiare registro la Lazio con Felipe Anderson, arriva come un treno Lazzari, il pallone è per lui, si ferma e va in surplus con Kirwan, Lazzari poi accelera, Kirwan però ci mette il francobollo, grande partita anche di Kirwan che non lascia scampo a Lazzari. 36 ora sul cronometro, 9 al termine in questo primo tempo, 1-0 Padova, non una bellissima Lazio, bisogna dirlo, anche perché poi la testimonianza arriva direttamente da Maurizio Sarri e abbiamo sentito prima Luca Cilli con diverse volte l'allenatore in piedi a riprendere i suoi per una maggiore attenzione insomma anche su alcune situazioni di gioco. Luis Alberto prova a mettere dentro al limite, Lazzari occhio ai rimbalzi sul terreno viscido, largo per Luis Alberto, non tiene il pallone, c'è tuttavia rimessa laterale ancora per i biancocelesti, sale Lazzari, avanza anche di qualche metro in zona d'attacco ora la Lazio, c'è lì in mezzo tra le linee Milinkovic che quasi detta il passaggio all'indietro, prova la costruzione partendo dai difensori Luis Felipe e poi Patrick, ancora per Luis Felipe, Milinkovic sta facendo praticamente l'allenatore in campo, spesso lo vediamo sbracciarsi nei confronti dei compagni di squadra, si va a sinistra, sale Usai, gli ruba il pallone Raul Moro, prova ad andare all'uno contro due, poi all'indietro Lucas Leiva, lo piazza dalle parti di Luis Alberto, poi in mezzo Usai, morbido sul palo più lontano, lì dove deve stringere Felipe Anderson, intervento di Saber,
di testa. Calcio d'angolo per la Lazio, ora prova a spingere la formazione allenata da Maurizio Sarri. Rivediamo ancora qui il suggerimento da Usai per Felipe Anderson, poi intervento efficace da parte di Saber. Occhio al movimento intanto di Caicedo, sempre il solito schema che vede Luis Alberto col destro e Raul Moro. Parte Luis Alberto, morbido il pallone che gira, era destinato a Milinkovic che deve fare due passi indietro, aspetta l'inserimento di Usai. Milinkovic si ferma, va nel cuore dell'area di rigore, pallone però troppo profondo, era destinato questo a Luis Felipe. Tutto facile per Vannucchi e può ricominciare a sinistra ancora il Padova. Saber in una zona dove c'è Bifulco, controllo del pallone, Felipe Anderson gli dà fastidio, Ronaldo mette ordine, ricomincia ancora Saber, vuole il pallone Ronaldo, eccolo accontentato, si sgancia e va subito in attacco Caicedo assieme anche a Luis Alberto. A destra è pronto Pelagatti, dentro giro palla ora per i biancorossi. Saber va a sinistra, è pronto Kirwan, da questi a Bifulco, all'indietro, nuovamente il giro palla per la squadra di Massimo Pavanel. Kirwan della Latta ricomincia da capo e ora i giocatori del Padova fanno correre Caicedo, una sorta di torello. Si va a destra dove è pronto Pelagatti, lo attacca Raul Moro, passa centralmente, giro palla ora abbastanza continuo del Padova con Jelenic, poi ruba il pallone Luis Alberto, si mette in proprio, si guarda attorno, cerca il costo costa ma è solo contro quattro giocatori del Padova, deve fermarsi, qualcuno deve dargli una mano, nessuno arriva e allora perde il pallone. Torna ancora a bordo campo da Luca Cilli. Luca, squadra troppo bassa, corre anche troppo all'indietro, così non va secondo Maurizio Sarri. La Lazio deve avere il coraggio di giocare più alta, magari prendersi anche qualche rischio, ma non stare così troppo bassa, troppo schiacciata. Padova muove molto bene la palla e se sbagli i tempi di aggressione ti fa girare. Usano benissimo il mediano basso, liberano sempre uno dei due difensori e sono bravissimi soprattutto a girare la palla da una parte all'altra, da destra a sinistra. Quando è così, ecco, tipo queste palle qua, quando è così diventa dura per... se sbagli i tempi di aggressione, perché salta un reparto e saltando un reparto poi metti a scoperto la difesa che ancora non ha le certezze di un gruppo che lavora con questo sistema da tanto tempo. Patrick dalle parti di Luis Felipe, gli ultimi minuti di questo primo tempo, gli ultimi 5 minuti. Lazzari deve scaricare all'indietro, Kirwan anche lui sta giocando una grande partita, cliente non semplice. Lazzari o in alternanza Felipe Anderson, rimessa laterale con l'ex Spal, poi c'è Luis Felipe in orizzontale, Patrick largo Usai, Patrick torna ancora su Luis Felipe, a suo fianco c'è Lazzari, non sa che fare del pallone, c'è anche l'opzione Reina e infatti si va sul portiere che ha la visuale giusta per andare a rilanciare profondo, cerca in mezzo Milinkovic che deve girarsi, occhio perché viene aggredito da due giocatori, gli portano via il pallone commettendo fallo e c'è calcio di punizione, intervento irregolare di Saber. Tante volte queste partite vengono anche condizionate dai carichi di lavoro, che ti tolgono brillantezza, magari tu hai fatto i giorni prima della gara dei lavori particolarmente pesanti, adesso questa è stata... Raul Moro prova a partire, lato corto dell'area, Raul Moro entra, calcio di rigore per la Lazio, anzi era Usai a inserirsi in area con Usai che ha preso la posizione che di solito era di Raul Moro da esterno alto, grande giocata da parte di Usai che arriva fino in fondo, eccolo qui, lo rivediamo l'ex Napoli che punta l'area di rigore, lato corto e poi viene toccato in modo falloso e quindi calcio di rigore per la Lazio, l'iniziativa di Usai e ora la possibilità dal dischetto con Luis Alberto che sistema il pallone. È stato molto bravo Isai a usare lo spazio liberato da Raul Moro. Tra l'altro in una zona praticamente da attaccante, no? Da attaccante esterno di sinistra. Gli è arrivata una palla perfetta, bellissima. E allora tutto pronto dal dischetto con Luis Alberto. Parte il mago Luis Alberto! 1-1 bianco-celeste, il gol del 10, il gol del mago, il gol di Luis Alberto per il pareggio della Lazio. Beh, poi qualità vengono anche fuori, non tanto o non solo nella corsa di Isai, ma nella palla che gli è stata messa. Ha messo una palla veramente da giocatore vero. Eh sì, questo intanto freddissimo Luis Alberto, pallone a mezza altezza, niente da fare per il portiere con il pareggio della Lazio.
fiammate per la squadra biancoceleste dopo la progressione di Usai lì a sinistra. Grande penetrazione da parte di Usai, attaccato in modo falloso, e poi il calcio di rigore trasformato da Luis Alberto, 1-1 nel segno dei numeri 10 della Latta da una parte e Luis Alberto sull'altro versante. Eccolo qui proprio Luis Alberto che avanza palla al piede e ora sembra rivitalizzato dal gol del Pari, seppur su calcio di rigore. Ne approfittiamo per andare a sentire le reazioni dalla panchina della Lazio con Sarri e con Luca Cilli. Luca, prima della battuta del calcio di rigore si è avvicinato in panchina Luis Felipe, uno dei due difensori centrali, a Maurizio Sarri, gli ha detto: mister, io la porto Sarri a Luis Felipe. Continua così, però lo scarico deve essere più veloce, devi cercare sempre gli esterni. Pallone a sinistra ancora per Luis Alberto, morbido Felipe Anderson, di petto Raul Moro, dentro, dai e vai Caicedo, dalla distanza fendente, teso di Felipe Caicedo, c'è Vannucchi, lo fa suo, però la Lazio comincia a dare segnali di risveglio. Allora, cosa chiede Sarri ai suoi difensori? Di liberarne uno, di portare palla, poi in quel momento bisogna decidere a chi darla, o all'attaccante di parte, o al centrocampista, o al terzino. Su questo bisogna appunto lavorarci, perché la qualità non è solo nella velocità della palla, ma anche nel tipo di scelta, devi vedere chi è libero e chi va servito. 44 sul cronometro, 1-1 tra Lazio e Padova, gol del vantaggio del Padova con Della Latta, e poi il calcio di rigore di Luis Alberto per il pareggio dei biancocelesti. Luis Alberto in gol anche nella sfida giocata con la Triestina. Pallone dentro di Kirwan, di ritorno lì in mezzo dove è pronto Della Latta. Ronaldo all'indietro dove sale Valentini. Pelagatti si ferma e torna da capo, da Valentini subito in profondità, un tracciante dove è pronto comunque Patrick Usai. Nuovamente per Patrick, si appoggia su Pepe Reina che può andare al rilancio davanti alla linea di porta, apre per Felipe Anderson, poi Luis Felipe, Milinkovic anticipato, ripropone in avanti Lucas Leiva, Caicedo, fa un po' confusa lì in mezzo, mette ordine però il Padova con Jelinic. Break ancora per la Lazio, Raul Moro, questa volta parte lui, sempre in tandem con Usai. Usai dentro, Raul Moro prova l'ingresso in area, Raul Moro, la battuta deviata, Milinkovic ancora, tiro a segno per la Lazio, prima su Raul Moro, poi su Milinkovic, Vannucchi decisivo, ora è tutta un'altra Lazio. Sì, per mezz'ora ha fatto molto meglio la fascia destra della Lazio, adesso hanno preso fiducia e stanno iniziando a sviluppare bene anche da quella parte. Doppio tentativo di potenza da parte prima di Raul Moro e poi di Milinkovic Savic. Vannucchi attento in entrambe le circostanze, sta per scadere il 45esimo, si ricomincia da capo con Valentini in profondità, Usai va ad attaccare l'avversario, poi passa centralmente ancora dal solito Ronaldo che viene messo a terra, fallo commesso da Lucas Leiva e punizione per la squadra di Pavanel. Scade il 45esimo, aspettiamo soltanto se ci sarà il recupero. Intanto Raul Moro prende il pallone lì in mezzo, Milinkovic subito in verticale, ha visto lo strappo di Felipe Anderson, Ronaldo, altro break della Lazio e ora errori da parte del Padova, prende in mano la situazione Luis Alberto, largo Caicedo, non passa, non filtra quel pallone, può uscire ancora Saber per la squadra di Pavanel. Si stanno già allungando un po' le squadre, come dopo 45 minuti di gioco è più facile attaccare che difendere, infatti si vede che appena perdono palla c'è subito il campo da poter attaccare da tutte le parti. Occhio intanto a Raul Moro, a sostegno sempre il solito Usai, si ferma Raul Moro, all'indietro Milinkovic sposta l'azione a destra dove arriva il solito Lazzari, può scaricare dalle parti di Felipe Anderson, Lazzari col sinistro va in mezzo a cercare Caicedo, non è finita, ma a mettere la parola fine ci pensa l'arbitro che dice che può bastare in questo primo tempo. 1-1 tra Lazio e Padova, gol di Della Latta, ha risposto sul rigore Luis Alberto, super spot. Thank you.
niente, comincia a piovere in modo abbastanza importante qui ad Auronzo di Ticadore, è una pioggia copiosa all'inizio di questo secondo tempo, diverse variazioni per quanto riguarda la Lazio, soprattutto vediamo tra gli altri Murici in avanti, Luca Romero, Cataldi, Marusic, ovvio che c'è la consueta girandola di sostituzioni da una parte ma poi vedremo anche dall'altra, Roberto. Beh sì, si provano soluzioni nuove, si dà modo un pochino a più giocatori di mettersi in mostra e si cerca anche di migliorare quello che magari non è venuto bene nel primo tempo. E non è tanto il tocco all'indietro, lì davanti c'è Murici con Luca Romero a destra e con Raul Moro a sinistra, quindi non c'è più Felipe Anderson, non c'è più Caicedo, in mezzo non c'è più Milinkovic, con Cataldi al suo posto a completare la batteria centrocampisti Luis Alberto e Lucas Leiva, dietro invece col 77 Marusic al posto di Usai, che ha giocato comunque una gara in crescendo soprattutto nella prima frazione, procurandosi anche il calcio di rigore poi trasformato da Luis Alberto, Patrick e Luis Felipe, e poi a destra Lazzari. Questo per quanto riguarda l'assetto della Lazio nel secondo tempo con Pepe Reina in porta.